Ecco, ecco, accomodati, vieni con noi. Io mi incanto sempre quando ti sento, perché sei una delle voci più belle del canto e dei cantanti italiani. Io ti ringrazio. Ti ricordi, una volta ci siamo incontrati anche al Cantagiro, mi pare. Sì, un po' di anni fa, no? Sì. Eravamo tutte e due un pochino più giovani, forse. Ma, beh, no, non direi. Non sono passati 5-6 anni. Sì, sono passati pochi anni. Beh, vedo che di rughe non ne hai. No, c'ho un po' la barbetta bianca, ma insomma, sono sempre sensibile al fascino delle bellissime donne. E poi anche. E vedevo adesso, è la prima volta che ti vedo contemporaneamente dal vivo e sul monitor, sul teleschermo. E sei molto più bella dal vivo, devo dire. Guarda, perciò figuratevi. Questa è la cosa più bella che tu potessi dire. No, io non credo di essere una donna bella. Non credo. Però non è bella? Non è bella. No, parlo di essere anche però poco fotogenica, questo sì. Di essere poco fotogenica? Sì. Ma mi pare proprio di no. Insomma. Vengo Senti, marino. Come presentare Iva Zanicchi, che ormai noi conosciamo tutti tanto bene, che è sempre una delle fedelissime del pubblico italiano, e il pubblico italiano è una delle tue fedelissime, no? Come presentarla? Non so, dici per esempio quante canzoni hai inciso, quante, molte? Ma dunque, io canto da 15 anni. Tu da bambina. Ma non tanto bambina. Anzi, ero già... No, non maggiorenne, ragazzina, ma comunque ero così. E diciamo che ho inciso un paio di long play all'anno. Per cui conto? Ne hai fatto, sì. Io in matematica sono peso di Michael Jordan. Io sono negato. Sei negato vero a matematica. Insomma, una cosa così, un po' di canzoni. Sei stata molto all'estero anche, so. Sì, in questi ultimi tempi sì. Ho fatto un paio di tournée in Sud America. Sono stata nei paesi dell'est, in Romania, Cecoslovacchia. Hai trovato, immagino, la stessa accoglienza che trovi. Sì. Tra noi, no? Sì, perché la bella, diciamo voce, sì. La bella voce non ha lingua, non ha idioma. Sì, ma insomma, tu sei no? Molto buono, però. Io ero un po' agitata. No, ma beh, come sei buonissimo. Beh, perché dico, la bontà è un coraggio oggi. Io credo che il cinismo sia un alibi. La bontà è un coraggio, no? Hai ragione. Ci vorrebbe un applauso, ma ed esposto. Ma lo facciamo dopo, poi non so. Gli applausi sono qua. Io arrivo per Zarelli, che è bravissimo. Certo, Johnny, bravissimo, sì, ma tu hai visto con quanta disinvoltura e con quanta abilità hai sostenuto, no? Anche questo piacevolissimo sketch. C'è lì la showgirl, come dicono, no? La showwoman, che significa poi la... Oddio, qui non si vede tanto. Qui non si... No, ma dico questa abilità di sostenere anche una cosa che non è molto congeniale. Senti, invece io ti volevo chiedere, vabbè, questo era uno sketch sui festival, sulla paura di entrare ai festival. Ma dici veramente che cosa succede quando andate a un festival? Beh, oggi... Ve la fate proprio sotto? Oggi non ci sono più. No, ma io veramente... Si può dire in televisione? Come non si può dire? Tutto si può dire. Cini, sì, dall'alto. Beh, io una volta, perdonate, ma mi è proprio successo. Quella cosa lì di Johnny Dorelli. Te la sei fatta sotto, insomma. Sì. Pipì. Sì, è fatta proprio sotto. Ma no, basta, direi, sì, no? Basta, no? Fino a qui. Ah, sì, Proprio sì. Sì. Perché non mi sono neanche accorta. Una cosa più... Ah, no? No? Madonna, oltretutto mi è successo proprio... Era il primo festival di Sanremo. Ero terrorizzata e mi è successo in scena. Ti è successo? Spero che... No. La mia fortuna è che mi avevano paludato, perché sai, io ero abbastanza giovane, un po' inesperto al festival di Sanremo, bisogna andare vestiti in un certo modo. Cioè, un abito mi hanno portato da una grande sarta, ho messo 5 anni per pagare il vestito. Ed era una cosa un po' vistosa, un po' grande, con un tessuto molto pesante, con tutte delle pietre, per cui insomma non si è visto niente. Se ne sentivi questo teporino, ma insomma nessuno ha visto sto niente. Caldino! Ma sono stato veramente male, sai? Sei stato veramente male. Poi mi ha spiegato il medico che era una cosa abbastanza... Ecco, ma dimmi un'altra cosa, questo è un pallino mio. No, certo, è un pallino mio. Questa paura viene anche, credo, da un fatto che a voi altri cantanti, molte volte voi cantanti, non siete liberi di portare una cosa che proprio veramente vi piaccia, ma c'è sempre una pressione, correggimi se sbaglio, una pressione, diciamo così, clientelare, degli agenti, delle case discografiche, e qualche volta non andate con un pezzo che sentite veramente, è vero o no? Beh, a volte sì, è vero. È chiaro che gli discografici, vero? A volte impongono, perché... Anche tu hai fatto Sanremo. Ah, dici di questa cosa.